Dottrice Salve, questo vertice con Letta come è andato? Noi ci troviamo quasi quotidianamente e più volte al giorno, quindi bene, stiamo lavorando. Una mattinata ben impegnativa, perché comunque il segretario ha incontrato anche Matteo Renzi. E noi stiamo lavorando tanto, perché partiamo sempre dallo stesso presupposto. Più ci si allarga per trovare il nome maggiormente condiviso che appunto possa essere il presidente di tutti e tenendo insieme la legislatura. No, si ragiona su un ribasso. Guardate. È necessario anche un accordo sul governo del dopo Presidente della Repubblica. Guardate, noi diciamo che partiamo da un nome che deve essere condiviso, perché non è pensabile che questa maggioranza così ampia non voti insieme un Presidente della Repubblica. Quindi bisogna lavorare su quello e ci auguriamo che questo lavoro venga fatto. Noi lo stiamo facendo e stiamo procedendo in questa direzione. Guardate, noi abbiamo detto sempre la stessa cosa, è il mandato che abbiamo avuto anche dalla direzione allargata ai gruppi nello scorso sabato, quindi per noi quello che è importante è eleggere un presidente, quest'alta figura, quest'alto profilo europeista con una larghissima maggioranza che consenta davvero a questo paese di avere stabilità e nel contempo garantire che questa legislatura possa continuare, perché gli appuntamenti sono tanti. Anche se sarebbe il massimo, avete ormai archiviato l'ipotesi di un Mattarella bis. No, però guardate, io come sapete non abbiamo nessuna intenzione di parlare mai di nomi, perché quello che riteniamo giusto è che non insomma, è ancora un'opzione, facciamo, ci sperate ancora. No, io guardi, quello che dico è i nomi noi non li vogliamo utilizzare, perché parliamo di metodo. Tutti d'accordo Mattarella bis, però guardate, scusate, profilo, metodo, lo abbiamo detto, e quindi metodo, profilo e il fatto che la legislatura debba continuare, quindi questi sono gli elementi da tenere insieme. Sarebbe profondamente sbagliato pensare che in un Parlamento così composito e ci si elega il Presidente della Repubblica così, senza tener conto di un'unità che è importante. Sapevate che Conte avrebbe incontrato Salvini il giorno dopo che avevate detto, diciamo, tutti insieme? Sì, non è uno strappo? Questa cosa non è assolutamente uno strappo. Non è uno strappo. Per nulla. E non ci vede una manovra anche anti-Draghi, per... no? Il fatto che Conte e Salvini sembrano se per noi l'obiettivo è parlarsi, per trovare un nome condiviso, bisogna cominciare a parlarsi anche o no? Ecco. Cioè, quindi anche Letta incontrerà Salvini. Guardi, io quello che ribadisco è che per trovare i nomi condivisi bisogna parlarsi. Noi non abbiamo chiuso le porte a nessuno, lo abbiamo detto anche sabato, e questo per noi è l'elemento fondamentale, trovare il nome più condiviso possibile.